Buongiorno a tutti. Oggi, come oramai facciamo da 4 anni, siamo qui sulla collina del Monte Sacro per rinnovare il nostro giuramento di fedeltà ai principi fondanti della cultura romana basata sulla società organica e soprattutto sulla dirimazione delle problematiche e delle tensioni sociali attraverso il dialogo, attraverso la società, attraverso la consultazione sociale, la consultazione elettorale e quant'altro di pacifico è possibile immaginare. È chiaro in questo clima di guerra costante provocata dai servizi segreti, soprattutto occidentali, operativi a livello internazionale e soprattutto in Italia. Ma oramai, sappiamo bene com'è la situazione. Oramai è esorbitantemente estesi anche nell'apparente società normale, diciamo nella più semplice rappresentatività sociale, cioè ad esempio professori universitari, ricercatori universitari e quant'altro che per bontà loro, per vivere e guadagnare qualche cosa, sono intenzionalmente o costretti a dover aderire a certe offerte, a certe offerte di certi noti sponsor che casualmente si chiamano Soros, compagnia cantante, ecco. Rischiando la vita, però poi questi ragazzi non sanno che rischiano la vita. No, vanno lì allo sbaraglio. Nel momento in cui, come da bamboccioni allevati nella bambagia, quali sono, si trovano a dover affrontare una prima qualunque minaccia o problematica, chiedono aiuto a mamma. Esatto, a mamma, a babbo, soprattutto alla presidenza di questa Repubblica, certo. Alla presidenza del Consiglio, a tutti questi interessati. I quali sborsano tranquillamente 11 sì. milioni. Esattamente. Così come niente fosse. Dobbiamo riscattare queste povere ragazze, preda della violenza dei cattivacci, sì. No? Che fino all'altro ieri i cattivacci se li scopavano. Appunto. Vabbè, andiamo avanti. No, appunto, vi abbiamo accontentato sessualmente. Adesso pagate. Giustamente. Allora, io leggo, come al solito, la motivazione del perché siamo qua. E quindi siamo nella fase, diciamo, storica del cosiddetto, da noi, terzo giuramento del Monte Sacro. Perché il primo è stato fatto dai tribuni della plebe e dai... No, al prima della Costituzione. Certo. È stato fatto dalla plebe, certo. E in concomitanza con l'incontro con Menenio Agrippa, il quale... E anche successivi, viene fatto, viene attribuito a Menenio Agrippa, in realtà... come si fa sempre a attribuire un personaggio mitico, storico, più o meno mitico, siamo così, ne conosciamo tanti, no? Certo. Anche adesso, no? Ci sono persone che diventano mitiche. Allora, al quale viene fatta risalire un apologo che in realtà è la base della cultura romana. Certo, della filosofia. Esattamente, della grande civiltà romana che ha garantito e continuerà a garantire quella civiltà, non questa, di importazione occidentalista e pretesca, che ha garantito la diffusione della civiltà nel mondo. Direi più, diciamo, palestinese, va. Ma vai, palestinesi, palestinesi veri sono. No, parlo della Palestina storica, no? Quella sì, sicuro. Allora, terzo giuramento del Monte Sacro. Cari amici, appare ormai evidente a tutti che siamo sempre più soli, senza pilastri, senza puntelli, sostegni, fondamenta, basi, capisaldi, principi concreti ed astratti, eppure senza santi in paradiso. Manco a voler confermare quello che dicevamo prima. E al contrario, quelli che una volta noi avevamo eletto e delegato alla difesa dei nostri valori, delle istituzioni e dei nostri diritti, delle nostre persone, oggi sono passati senza colpo ferire alle fila dei nostri peggiori nemici che stanno riducendo alla figura di plebaglia, non a caso, addirittura al rango di schiavi. Per cui dovremmo mettere in atto il piano B e cercare di dare un senso ed un nuovo obiettivo alla nostra azione personale, che in altre parole si definisce vita.
Occorre quindi riformulare i nostri capisaldi e ricollocarli diversamente da quelli che avevamo in precedenza, che alla prova dei fatti si sono rivelati inconsistenti o peggio inefficaci ed antitetici nel momento di massimo impegno ed utilizzo ed hanno dimostrato la loro ambigua, inaffidabile, traditrice e mistificata natura. Per questi ed altri numerosi derivati da molte diverse vie di motivi e ragioni, oggi ci ritroviamo a dover percorrere altre inesplorate strade o percorsi da lungo tempo tralasciati, che però sono invece stati validi per secoli e addirittura per millenni, appunto riferendoci alla storia di Roma. Andando a speculare, indagare e ricercare nuove vie, mi sono trovato ad imbattermi in Simón Bolívar, personaggio che conoscevo solo di nome, ma che andando a studiare un po' più a fondo ho ritrovato particolarmente interessante e soprattutto un eccezionale uomo politico d'avventura, un veggente, un eroe, un uomo di assoluto spessore, carisma, valore in tutti i sensi, lo so voglio analizzare. E soprattutto un titano, se pensiamo che certo. Ha contribuito, non definitivamente, ma ha contribuito alla liberazione di 8 stati. Di tutta l'America centro-meridionale, ancora insidiato dal potere occidentalista, immaginate bene cosa poteva essere all'inizio dell'Ottocento. Infatti, una quintessenza concentrata di Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Mao Zedong, Castro e Giulio Cesare. Che Guevara. E Che Guevara, vabbè. Allora, i motivi per cui l'ho citato e l'ho preso in considerazione è perché Simón Bolívar, in viaggio a Roma il 15 agosto del 1805, si recò dove adesso esiste la colonna che abbiamo qui di fronte. È qui il suo monumento, che commemora il fatto, e lì pronunciò il celebre giuramento detto del Monte Sacro, che fu appunto il secondo, che a sua volta riprendeva e rinvigoriva lo storico ed eroico avvenimento della secessione della plebe romana dalla costrizione e usurpazione dei suoi diritti a cui lo costringeva la nobiltà romana, nulla di nuovo sotto il sole. Composta in prevalenza da usurai, perché la ribellione della plebe è stata contro gli usurai, la tassazione e l'impossibilità di lavorare per mantenere le famiglie, perché li costringevano alle guerre contro i vicini e quant'altro. Quindi Bolívar a Roma con il suo amico e maestro Simón Rodríguez. Bolívar, certo. Perché la lingua spagnola è un'accentuazione piana. Si reca sul Monte Sacro e pronuncia il celebre giuramento. Ecco il giuramento: giuro per il Dio dei miei genitori, giuro per il mio onore e per la mia patria, che non darò riposo al mio braccio né pace alla mia anima finché non avrò rotto le catene che ci opprimono per volontà del potere spagnolo, in questo caso. Certamente. Ma io direi in generale del potere. Vabbè, all'epoca lì era il potere spagnolo. Ma perché Simón Bolívar o Bolívar aveva sentito il bisogno di esprimere quel forte impegno in quell'occasione? Perché la secessione della plebe era stata una forma di lotta politica adottata dalla plebe romana in varie occasioni tra il V e il III secolo a.C., quando non ne poteva proprio più dell'angheria e della nobiltà, come dicevamo un attimo fa, per ottenere il giusto riconoscimento e la parificazione dei diritti con i patrizi, esattamente come ora parlavamo prima dei figli e figliastri, figli per cui si spendono 11 milioni per il riscatto, certo, e figliastri che si lasciano languire 6 milioni di persone e morire di fame in patria. La secessione avveniva perché la plebe abbandonava in massa Roma uscendo dalle mura e tutte le attività e le botteghe artigiani facevano la serrata, e siccome i plebei erano anche il nucleo delle legioni, non era possibile difendere la città dagli attacchi o muovere a guerra ai nemici. E Simón Bolívar credeva che nella guerra di popolo, come emancipazione delle masse e come conquista della libertà sociale e personale, da applicarsi, secondo il suo punto di vista, alla lotta contro l'impero coloniale spagnolo. Ma arriviamo al punto. Ma perché a nostra volta Alba Mediterranea ha così a cuore questo evento? Perché Alba Mediterranea nasce nel 2009 proprio dalla riflessione sull'estrema attualità del pensiero bolivariano e sulla stessa, quasi identica situazione in cui ci ritroviamo oggi noi in Italia, in cui il dominio dell'impero monetario mondiale ci ha ridotto ad una situazione ben più miserevole, sotto il profilo del rispetto della figura umana, di quanto non lo fosse all'epoca di Bolívar.
ma a tutti i motivi che adduceva Bolivar nel suo giuramento dobbiamo ancor più aggiungere quelli che oggigiorno, a distanza di quasi gli esatti 2500 e rotti anni dalla Costituzione, dalla secessione, dalla prima secessione della plebe qua sul Monte Sacro, soffocavano le giuste rivendicazioni dei secessionisti plebei romani e che imperituramente continuano a violentare, distruggere, angariare i diritti dei cittadini oggi tutti ridotti al rango di plebei. Le cause che portarono a questa secessione furono da un lato la situazione legislativa dell'epoca, tramandata oralmente, che derivava dalle precedenti leggi della monarchia che poco avevano avuto modo di essere modificata con l'avvento della Repubblica nel 509 a.C. e dall'altro l'avvicendarsi continuo di eventi militari, come sappiamo storicamente. Le cariche pubbliche erano quindi in mano ai patrizi ed i plebei non erano di fatto rappresentate. Patriziato era un patriziato agricolo che si era trasformato more solito in patriziato usuraio. Ricordiamocelo, certo. All'origine c'era il patriziato agricolo. Inoltre le leggi sul debito e l'uso iniquo ed incivile del nexum che consentiva di ridurre i debitori alla schiavitù, esattamente come oggi, favorivano di fatto i patrizi, detentori del potere economico e monetario, non è cambiato nulla, che approfittavano della situazione. Roma era allora impegnata nella sua conquista dell'Italia centrale e quindi più o meno costantemente in guerra contro i vari popoli della regione. Conseguentemente l'esercito, composto in buona parte da contadini e artigiani plebei, era in costante mobilitazione, rendendo quindi assai difficile ai soldati plebei curare con metodo e continuità le attività e gli interessi relativi ai loro mestieri, esattamente come adesso. E alle loro famiglie. Certo, allora la tassa era il tempo dedicato alla servitù militare, ora è dedicata alla servitù fiscale per 70% oramai del tempo del lavoro umano in Italia, tale e quale quindi, anzi oggi peggio di allora. No, almeno durante le guerre si potevano anche rifare con le razzie, certo. Manco quello. L'insieme di queste condizioni avevano determinato un contenzioso piuttosto duro tra i debitori plebei e i loro creditori, in generale patrizi e senatori. Questa situazione giunse all'acme nel violento tumulto del 495 a.C., in cui i debitori, sia schiavi che i liberi o liberti, si presentarono al Senato per perorare la loro causa. Mentre in Senato si discuteva senza arrivare a una soluzione, esattamente come ora, ciurlano nel manico, come si usava dire una volta, oppure ciurlano nel manico, ma oggi passano tutte le leggi più innaturali insensate. Più insensate e più nemiche delle esigenze popolari. Certo, quindi allora, mentre questi ciurlavano nel manico, giunse a Roma la notizia che i nemici attaccavano e stavano marciando contro la città. I senatori, che avevano tutto da perdere, ricordiamocelo bene, chi è che dichiara guerra? Chi ha da perdere? Certo. Chi non ha da perdere un cazzo? Chiunque sia che comanda non gliene può strafottere un cazzo, appunto. Quindi, mentre il Senato si discuteva, marciavano contro i senatori, volevano quindi allestire un esercito per contrastare i nemici, ma la popolazione in maggioranza partecipe con i plebei in rivolta si rifiutò di rispondere alla chiamata alle armi. Il Senato quindi incaricò il console Servilio di convincere il popolo ad arruolarsi. Servilio promulgò un editto in favore dei debitori secondo il quale, testuale, fra virgolette, più nessun cittadino romano poteva essere messo in catene o imprigionato in modo da impedirgli di scrivere il proprio nome nella lista di arruolamento dei consoli, nessuno poteva impossessarsi o vendere i beni di un soldato impegnato in guerra né trattenere i suoi figli o i suoi nipoti, chiuse virgolette. Tito Livio. Vedete che ogni caso le leggi vengono sempre in condizioni di necessità. Allora, se hai i coglioni ti fai valere, se non hai coglioni, infatti, come questa popolazione come italiana, è oggi, italiana, di gente completamente smitolata, vi meritate di pigliarvi un sacco di legnate in testa. Abbiamo invitato almeno un migliaio di persone che hanno detto che buona parte avrebbero partecipato, siamo in tre. Cioè, dopo i fatti che sono successi l'anno scorso, in cui siamo stati assaliti da un gruppo di energumeni dei centri sociali qui attorno, che poi,
che ci hanno fatto una gran sega. Detto molto volgarmente, ma esplicitamente. Se ne sono andati con la coda non tra le gambe, ma in culo. Ecco, e quindi questo per dire, ecco, sul fatto dell'evento, sul timore dell'evento che si ripetasse l'evento dell'anno scorso, non c'è nessuno. Siamo io, Giorgio e Patrizia. L'amica Patrizia. Fine. Questo per dire che siamo in tre. E questo lo diceva, fra virgolettato che avevo detto prima, lo diceva Tito Livio nella sua opera Ab Urbe Condita, tomo secondo, capitolo 24. L'esercito fu quindi condotto dai consoli contro i Volsci, che vennero sconfitti. Il popolo perciò si attendeva il riconoscimento di quanto promesso dal senatore. Ma così non fu. La situazione si trascinò quindi non senza inquietudini e romalumori fino alla fine del dell'Italia mandato. Di oggi. Sì, uguale. Che promettono fanno esattamente i contagi, ne frega un cazzo. Non solo. Guarda i grillini. Sì, ma appunto. O guarda Salvini e la Meloni, sì. No? Che dicono che sono contro l'Europa, contro l'euro, però guarda caso, cazzo, hanno firmato tutti i trattati internazionali per la messa ma in ordine. Ma firmati poi, approvati. Sì, cioè, no, non ero quel giorno alla Camera. Dove eri? Stavo cagando perché c'avevo la diarrea. No, c'erano e firmavano. Vabbè, quindi non senza inquietudini e malumori fino alla fine del mandato consolare. Appena eletti i nuovi consoli, si trovarono a fronteggiare il problema di indire una leva per contrastare Volsci, Equi e Sabini. Non riuscendovi, esattamente come succederà a breve quando il popolo non riconoscerà più alcuna autorità a questa banda di infami venduti, che di oggi, Per tornare a 2000 anni fa, 500 anni fa, costoro chiesero consiglio al Senato, i senatori, ma ricevettero come risposta critiche per la loro mancanza di polso. Guarda un po'. Quei senatori lì avevano i coglioni, certo. Si arrivò ad una situazione di stallo e fu necessario nominare un dittatore. Ricordiamoci la nomina del dittatore per 6 mesi o un anno, al massimo per 2. Il dittator, cioè quello che ha cioè a mano tutto il potere decisionale e di azione anche di guerra. Anche in guerra e quindi aveva l'obbligo della sottomissione diretta. Già la Turchia ha incominciato. Il dittatore Manio Valerio riuscì a mobilitare un esercito da muovere contro i nemici sconfiggendoli anche questa volta. Rientrato a Roma, non avendo dimenticato le questioni interne relative ai problemi dei debitori, vale a dire il problema Equitalia e C, non è cambiato un cazzo. Equitalia, agenzia delle entrate, no? Adesso fra un po' anche agenzia solo agenzia delle entrate in culo. Portò il tema all'attenzione del Senato chiedendo un pronunciamento definitivo sulla insolvenza per debiti, come si dovrà fare al più presto, perché sono passati 2500 anni, non è cambiato un cazzo. Malgrado quello che dicono i preti, l'insegnamento del buon Gesù. Sì. C'era l'insegnamento del buon Gesù e poi io leggerò dopo l'insegnamento di tanti preti. Non stringerlo, lo leggi e basta. La richiesta non fu approvata e Manio Valerio si dimise da dittatore. Finalmente un uomo onesto e retto, come era per la maggior parte nella Roma antica. Roma prisca. Perché le responsabilità, ricordiamoci la mano sul fuoco, no? Esattamente. Tu non mi uccidi perché ti volevo uccidere, ma io mi punisco perché non sono riuscito ad ucciderti. Esattamente. Ma noi siamo sempre pronti a far mettere le mani nel fuoco di questi signori. Non si aspettassero una nostra clemenza. A questo punto i senatori, e quindi si dimise, a questo punto i senatori, temendo che l'esercito potesse sciogliersi e da questo generarsi nuovi disordini, diedero ordine, con la scusa di una ripresa di ostilità da parte degli Equiti, di portare l'esercito fuori città. Il ruolo e prudenti. Esattamente, della nascita di tante guerre che sono proprio servite, continuano a servire. Vedi quei generalacci che comandavano in Grecia per conto della CIA e gli altri colonnelli che comandavano in Argentina per conto della CIA. Sì. I soldati tuttavia si rifiutarono e per protesta si ritirarono sul Monte Sacro, appena sopra l'attuale Ponte Nomentano, dove noi adesso siamo qui. Dove siamo. 3 miglia fuori Roma, sulla destra dell'Aniene, dove fortificarono un campo. Il Senato, consapevole che la situazione poteva diventare ingovernabile e rivolgersegli contro,
inviò ai secessionisti, appunto come dicevamo prima, Menenio Agrippa, personaggio dotato di grande dialettica e carisma a proposito del famoso apologo delle membra dello stomaco. Venne a quel punto trovato un compromesso in base al quale venne istituita una carica magistrale a difesa della plebe, che prima non esisteva, ed è il tribuno della plebe. E questa è una grande conquista che ha fatto grande Roma, ricordiamocelo sempre, e che è alla base del concetto di società organica. Certo, in cui tutte le parti dialogano e cercano di trovare il compromesso migliore. Perché? Perché tutte le parti hanno coscienza di partecipare a un gruppo, a un tutt'uno. A un tutt'uno, certo. Questa pace sociale venne statuita attraverso la creazione della carica del tribuno della plebe con la cosiddetta lex sacrata, che sanciva l'assoluta inviolabilità e sacralità sacro sanctis, della, cioè sacrosanta, cioè inviolabile e segreta, della carica interdetta per di più ai patrizi. Non potevano partecipare a questa carica i patrizi, ma solo i plebei. Quello che dovrebbe essere oggi l'authority in difesa dei debitori. Ce ne sono 10 di autori, non fa un cazzo nessuno, ma quella dei debitori non c'è. No, vabbè, ma tanto non fanno un cazzo lo stesso. Ti immagini quella dei debitori, capito? Da lì la lunga lotta per la graduale democratizzazione della Repubblica Romana, come abbiamo detto. Ed è per la somma di tutti questi valori a cui faceva riferimento Bolivar, o Bolivar, o Bolivar, come lo volete chiamare, no, Bolivar, in spagnolo, per il suo giuramento, per i motivi che indussero la plebe romana, la secessione e tantissimi altri che noi di Alba Mediterranea, tutti i vari motivi, oggi diciamo che anche noi dobbiamo, qui di fronte al monumento a Simón Bolívar, qui, dietro di noi, e nel luogo del Monte Sacro in cui si radunava la plebe romana, giurare quanto segue. Ecco il giuramento. Lo leggi anche te? No, leggilo tu, leggo io. Devo fare... Allora, nel nome di quanto è per me più sacro dell'Italia, nel nome di tutti i martiri ed eroi italiani caduti a causa degli infami di qualunque nazionalità che ci hanno derubato nei decenni dei nostri umani diritti, per i profondi e sacri doveri che mi legano alla terra dove sono e vincoli di fratellanza che mi sono stati dati, per l'amore congenito in ogni uomo ai luoghi dove nacque sua madre e dove vivranno i suoi figli, questo tipicamente romano, esatto, come concetto dell'appartenenza attraverso la madre, esattamente, da non confondere con altre appartenenze che non ci appartengono, certo, per l'odio, sono solo sovrapposizioni, certo, culturali, per l'odio connaturato in ogni uomo contro il male, l'ingiustizia, l'usurpazione, l'arbitrio, per la vergogna di non avere sovranità di cittadino, né sovranità monetaria, né sovranità economica, né sovranità politica, né di nessun altro genere, per la tensione della mia anima per la libertà e del bene impotente ad esercitarla a causa di lacci e catene della servitù della globalizzazione, per la memoria dell'antica potenza, per la consapevolezza dell'attuale impotente schiavitù, per le presenti ed ancor più copiose future lacrime delle madri italiane, per le centinaia di migliaia di falliti, disoccupati, disperati, suicidati, tutti figli di questa disperata e disgraziata nazione, per la miseria e le sofferenze dei milioni di italiani attuale in estrema povertà, io, consapevole della missione dell'Italia nel contesto internazionale, nel dovere che ogni uomo nato italiano ha di contribuire al suo adempimento, convinto del ruolo dell'Italia di grande nazione mondiale e che esistono in essa le forze necessarie a rifondarla, che il popolo è depositario di queste forze, che nel dirigerle in favore del popolo e del popolo sta il segreto della vittoria, che cosciente che la virtù sta nell'azione e nel sacrificio, che la potenza sta nell'unione delle anime, degli intenti e della costanza della volontà, dono il mio nome ad Alba Mediterranea, associazione di uomini credenti negli stessi principi, e giuro di offrirmi tutto e per sempre al fine di rifondare, attenzione, l'Italia come nazione agli dei, certo, attento, giuriamo agli dei, noi non abbiamo come nazione contaminazione. Sovrana, come nazione sovrana, indipendente, libera, a misura d'uomo, di promuovere con tutti i mezzi di parola, scritto, azione, l'educazione dei miei connazionali attraverso Alba Mediterranea per raggiungere i nostri obiettivi e di non appartenere obiettivi e di raggiungere nel tempo la purezza d'animo con cui solo è possibile rendere la conquista durevole, di non appartenere da questo giorno in poi ai partiti che ci hanno condotto all'attuale rovina, di uniformarmi ai principi, alle istruzioni e ai regolamenti che mi verranno trasmessi nello spirito di Alba Mediterranea da chi rappresenta con me l'unione dei miei compagni
di soccorrere per quanto possibile con l'opera e col consiglio i miei pari nell'associazione. Ora e sempre così giuro, e se io tradissi in tutto e in parte il mio giuramento, invoco fino da ora il marchio del disonore sulla mia testa ed il mio nome, l'abominio degli uomini e l'infamia dello spergiuro. Così giuro. Benissimo. Oggi, 21 aprile 2017, 2770. Ore 12 antimeridiane. Esattamente. Allora, a conclusione, siccome i nostri amici devono anche conoscere che esiste una storia, c'è una trafila, non finisce lì questa questione, allora facciamo vedere cosa nel tempo è avvenuto a conferma di queste posizioni. Anche perché gli attuali traditori del popolo italiano e gli attuali traditori dei due giuramenti, no? Ma soprattutto del primo giuramento, devono sapere che sono traditori anche di tutto il resto. Allora, una piccola sintesi storica. Carellata. Allora, giuramento della plebe. Ut plebs contra potentium defendatur in iuria, affinché la plebe sia difesa contro l'ingiuria, la sopraffazione dei potenti. Valentiniano 368 d.C. ha ripetuto e ha ribadito questa cosa. Stranamente questo Valentiniano ho l'impressione abbia fatto una felice fine, una brutta fine. Dichiarazione. Come facevano tutti gli imperatori in quel momento? Esattamente. Lì? Un anno, due anni, tre anni al massimo. C'è un altro elemento importantissimo che ha avuto sede qui in Italia e che è veramente per noi di grande importanza, tant'è vero che non lo conosce nessuno. La dichiarazione di Sanremo del 24-27 settembre 1970, dove nasce il diritto umanitario. Ora, il diritto umanitario nasce in Italia, la sede è a Sanremo, nella vecchia villa, niente un po' di meno che di Nobel, dove ha vissuto Nobel. Il diritto umanitario nella villa di Nobel mi pare che sia una bella antitesi, no? Anche perché dall'invenzione di Nobel sono usciti fuori un fracasso di soldi. No, ma soprattutto ammazzano un sacco di milioni di persone. Appunto. No, ma a parte quello, è tenere presente a chi viene dato oggi il premio Nobel. Infatti. Tanto per dirne uno, Tesla, Obama. A Tesla l'hanno offerto due volte e gli ha detto andate a cagare. Sì, giustamente. È morto di fame, poveraccio, forse era meglio che faceva diversamente, però... L'hanno fatto morire di fame, sì. Ancora oggi certo. Aspettiamo la realizzazione delle sue più grandi e più importanti invenzioni. Poi la carta di Sant'Agata dei Goti del 29 settembre 1997, terzo centenario della nascita di Sant'Alfonso dei Liguori, dottore della Chiesa, stranamente, è un dottore che non legge mai nessuno, nessuno sa che c'è stato Sant'Alfonso dei Liguori. E la carta di Sant'Agata dei Goti, che è stata fatta nella località di Sant'Agata dei Goti, nel 300° anniversario della nascita di Sant'Alfonso dei Liguori. Sant'Alfonso dei Liguori 1696-1787. Su debito estero e usura. La dichiarazione è sul debito estero e usura, come non fosse successo niente. Assolutamente. Punto 1. Priorità del diritto alla vita. Questi sono i principi che sono l'uomo stati sanciti davanti a qualunque regolamento. Priorità del diritto alla vita, quindi anche sulla base di questo. Di una vita degna. Ma a parte quello, ma insomma, se la priorità è il diritto alla vita, tutti quelli che ci sono suicidati, a chi li dobbiamo attribuire? Ai nostri governanti. Esatto. A quella, vogliono o meno. A quella masnada di puttane, di baldracche che gestiscono l'Agenzia delle Entrate e Equitalia. Universale destinazione. Stavolta si denunciano per perfetto, ma benissimo! Gli metto un dito dove dico io. Benissimo! Universale destinazione dei beni della terra contro il liberismo senza freno che considera il profitto come motivo essenziale del processo economico. Questa è la dichiarazione di Sant'Agata di Goti, 1997.
fondamentale esigenza di equità. 4. La necessità che qualsiasi concretizzazione dei diritti e qualsiasi progetto di bene comune, se non vuole ridursi a legittimazione interessata dei privilegi dei più forti e dei più ricchi, va sempre fatta partendo dalle istanze dei più deboli e dei più poveri. 5. Nessuno è autorizzato a riservare per uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno quando gli altri mancano del necessario. Qui bisogna tagliare le mani a qualche milioncino la di persone. La Carta del Carnaro diceva esatto. Già nel 1919 esattamente la stessa cosa. Il liberismo considera il profitto come motivo essenziale del progresso economico. E con una piccola nota che faccio io, non bisogna confondere i classici del liberalismo e dell'economia di mercato che erano degli ingenui, e ricordiamocelo bene, perché questi signori costruiti dalle università economiche, a cominciare da quella di Milano, è vero che sono tutti vanno i gran bocconiani. Sì, bocconiani. Bocchiniani. No, ma a Roma boccone significa citrullo. Certamente. Sono tutti dei citrulli costruiti con la misura o a boccone. Esattamente. Sant'Alfonso dei Liguori, fecondo dialogo tra sapienza giuridica romana e tradizione teologico-morale, o meglio, fra etica e diritto, stoicismo e epicureismo. Istruzioni e pratica per i confessori, e con questo chiudiamo. Questo è sempre gli scritti del dottore della Chiesa, non di un pretaccio qualsiasi relegato tipo Don Milani Capitolo decimo, punto 4, numero 163-165. Gli usurari sono obbligati a restituire tutte le usure esatte. Gli usurari pubblici sono infami ed il loro testamento è nullo. Dialogo fra etica e diritto alla luce della solidarietà e del valore indisponibile della persona, fra cui divieto di abuso del diritto, autodeterminazione dei popoli. Ogni popolo può disporre delle proprie terre e risorse in piena libertà. Hai capito, cari liberatori della Siria? Il principio è sicuramente di ius cogens, la sua violazione sia diretta e sia indiretta è il peccato essenziale descritto appunto da questo enorme santo che, vedi caso, assieme a tanti altri santi, no? Messo nell'angolino perché era scomodo, veramente molto scomodo. Ma nel 600-700, nel pieno dell'attività usuraria della Chiesa. Dopodiché mi sembra di aver detto tutto, vi invito a leggere interamente quello che ha scritto Sant'Alfonso dei Liguori. E non Francis One. Ai suoi ghetti da dove viene e dove ci auguriamo che ritorni. So long. Così, anzi, perché sennò interpreto male. Laudetur Priapus. Bye. Bene, vediamo un po'.